Stiamo cercando di mettere a fuoco il dramma non visto di questa società, di questi tempi. E stiamo cercando di trovare delle possibili, non dico soluzioni, ma quello che noi possiamo fare. Parliamo alla fin fine di una rottura di un equilibrio. Abbiamo parlato del codice della paura e della egemonia del razionale, che hanno prodotto separazione, hanno prodotto automanipolazione, hanno prodotto proiezione dell'ombra fuori di noi stessi, hanno prodotto controllo e hanno prodotto identificazione con le proprie credenze. Ora guardiamo un attimo la rottura di equilibrio che è avvenuta. La dimenticanza di quelle che sono le leggi fondamentali del vivente, di quella che la filosofia perenne ci descrive in ogni angolo dove la si indaghi. Pensiamo alla via in su, alla via in giù. La via in su, la via in giù è qualcosa che si compie sotto i nostri occhi in ogni istante. Per esempio, natura e cultura. Per esempio materia e spirito, espansione e contrazione e così via. E perché è così drammatico quello che succede? La cultura, in questo caso la viene giù, la tecnologia che si sostituisce alla natura, invece di dialogare, si sovrappone, si guarda solo un aspetto e si dimentica che la guarigione, la trasformazione viene da dentro, viene dalla natura, dalla propria vera natura e non solo dalla cultura, dalla conoscenza, dal logos che discende, dal tentativo di controllarla, la natura. Assistiamo al paradosso che è, guardiamo, la natura. Assistiamo al paradosso che viviamo in questo dramma climatico e ecologico e avremo un'opportunità e vogliamo cambiare le cose esasperando la lotta contro un agente naturale che si diffonde senza considerare minimamente la dimensione naturale, senza considerare minimamente la dimensione essenziale. Jung parla dello spirito del tempo e dello spirito del profondo. Siamo totalmente immersi nello spirito del tempo, nella soluzione rapida, nel problema, che ne so, dei posti letto, piuttosto che nei problemi contingenti. Quando non vediamo l'invisibile agli occhi, famoso, l'essenziale invisibile agli occhi di Saint-Exupéry, quando non vediamo che l'essenziale è il rispetto della legge. Se non rispetti la legge, nessuna tua azione potrà andare verso un equilibrio. Anche la migliore delle azioni, la tecnologia medica è avanzatissima. Ma chi lo mette in dubbio, signori? Chi lo mette in dubbio? Il problema è che più avanzata è, più bisogna considerare anche la dimensione della coscienza, la dimensione della propria vera natura, la dimensione dell'essenza. Altrimenti, per quanto potente e valido sia un intervento, aumenta il dislivello, aumenta il divario e patologia, prima di tutto rottura di un equilibrio. Quindi diamo il nostro contributo per nutrire il versante scordato. La natura, la fiducia, l'ascolto, la via in su, la via da dentro che va fuori, la via della coscienza, la via dello spirito del profondo che equilibri questo spirito del tempo e questa lotta tecnologica che ci pervade.